eroi solo a parole, dovevamo avere delle indennità, dovevamo avere dei premi, ma tutto ciò non è stato, neanche un euro al giorno di premio. Ma noi siamo stati sempre presenti e lo saremo fino alla fine. Vogliamo un contratto definitivo, siamo precari, siamo stanchi di essere precari, sono praticamente 10 anni che lavoro nel precariato. Fortunatamente non sono mai rimasta a casa, però ho sempre questa spada che ho paura che non mi rinnovino il contratto. Abbiamo avuto delle difficoltà in più, ma inizialmente anche vissuto con ansia, però abbiamo cercato di comunque esserci e fare il meglio, nonostante la nostra situazione sia così anche precaria sotto vari aspetti. I precari della sanità, e noi facciamo questo sciopero nazionale proprio per questo motivo, sono 12.000 a livello nazionale. E la scelta di utilizzare Torino e altre città come Milano e Roma è una scelta significativa, perché sono anche le città le più colpite da quello che è stato poi il periodo Covid. E noi sostanzialmente con questa iniziativa chiediamo due cose. La prima è una richiesta molto attuale, cioè che i lavoratori in somministrazione, alla pari dei dipendenti fissi delle aziende ospedaliere, possano ottenere, come giustamente hanno ottenuto e otterranno il personale diretto, del salario integrativo premiante per il periodo Covid in cui hanno lavorato allo stesso modo dei lavoratori diretti. Tant'è vero che parliamo non più di lavoratori temporanei, ma sono lavoratori strutturati in tutto e per tutto. Il secondo punto, che è un punto altrettanto importante, sul quale noi spesso ci siamo trovati a insistere, è che noi crediamo che sia assolutamente doveroso che per quanto riguarda la legge Madia ci siano delle quote di riserva per i concorsi pubblici anche per il personale somministrato, che ripeto a tutti gli effetti è un personale non temporaneo ma strutturato. Ci sono tantissimi anche persone che hanno già il contratto scaduto, e il contratto scaduto in sanità per quanto riguarda le agenzie, quelli attivi ad oggi, come forse vi hanno già detto i colleghi, le agenzie delle agenzie per il lavoro sono 400 Manpower, più di 200 G-Group e un numero ridotto quello di Synergy. Abbiamo però tantissime persone che nel frattempo hanno già perso il posto di lavoro e i dati sono oscillanti, quindi su questa percentuale dovete considerare il 30-40%, che non è una percentuale bassa. Tutti quanti abbiamo fatto fatica. Però non essere proprio riconosciuti in nulla, questa cosa lascia un po' così, perché abbiamo fatto parte tutti quanti di un grande contesto, però questo contesto vale solo per gli altri e non per noi.